trasformare le prestazioni sanitarie in servizi sempre più personalizzati e vicini ai pazienti e alle loro esigenze. Potrebbe essere riassunto così l'obiettivo principale, il significato di quella che chiamiamo telemedicina e dei progetti attivati dall'azienda OSL di Ferrara. Noi questa sera approfondiremo applicazioni, progetti attuali, ma anche prospettive future, alla vista ad esempio dei fondi del PNRR e della telecardiologia. Lo faremo insieme ai nostri ospiti, al professor Biagio Sassone, direttore delle cardiologie ospedaliere dell'azienda USL di Ferrara, e al dottor Giuseppe Fuca, che è il vice direttore della cardiologia del Santissimo Annunziata di Cento, ma anche responsabile del modulo operativo delle degenze del percorso cardiologico intensivo dello stesso ospedale. Prima però, come di consueto, insieme ad Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda USL, facciamo il punto riguardo all'andamento dei contagi Covid nella nostra provincia e poi vedremo anche alcune novità che riguardano il servizio sanitario sul litorale in vista dell'estate. Direttore Ciotti, abbiamo visto la settimana scorsa un aumento del 49% rispetto a quella precedente dei casi. Il trend anche a livello nazionale resta in crescita, immagino sia così anche sul nostro territorio. Buongiorno a tutti, sì, settimana scorsa avevamo parlato appunto di Omicron 5, dei suoi effetti in Europa, in Italia e anche nella nostra provincia di Ferrara, e si conferma anche questa settimana l'aumento dei contagi in una percentuale importante. La nostra settimana era il 49,9% di aumento, questa settimana appena trascorsa il 41,1%, con un'incidenza che è arrivata a 327,3 casi per 100.000 abitanti, quindi numeri importanti determinati appunto da questa variante 5 Omicron, che ovviamente sta prendendo il posto della variante Omicron 2. Fortunatamente gli effetti a livello ospedaliero non si hanno, abbiamo 71 pazienti ricoverati con un solo terapia, un paziente di terapia intensiva, che come sapete anche per la scorsa settimana non è per problematiche respiratorie, ma è perché è un paziente che è stato operato, che era anche positivo al Covid, quindi la situazione è sotto monitoraggio costante e non c'è una pressione sugli ospedali. È aumentata però questa settimana il numero anche di casi gestiti dall'USCA, che sono passati da 77 numeri persone prese in carico a 104, quindi abbiamo un aumento di più del 30%. Continuiamo ovviamente a vaccinare, quindi anche questo aumento dei casi dovrebbe spingere soprattutto ovviamente le persone che sono passate più di 6 mesi e rientrano nei criteri elegibili a vaccinarsi, a proteggere con la quarta dose. Siamo a 11.252 quarte dosi, quindi soprattutto per persone anziane estremamente vulnerabili, ovviamente la possibilità, come sapete, c'è, quindi di andarsi a vaccinare. Certo, naturalmente poi sulla questione degli ospedali, dell'occupazione dei posti letto, abbiamo ormai imparato in questi 2 anni e mezzo la flessibilità e la capacità anche delle strutture ospedaliere di adeguarsi all'andamento delle ondate con reparti che aprono, si convertono e poi magari richiudono e ritornano, diciamo, a quella che era l'attività ordinaria pre-Covid. Anche l'estate scorsa abbiamo visto, insomma, capacità di rispondere a tutta una serie di richieste. Quest'estate la campagna vaccinale è meno importante e imponente anche per quello che riguarda il litorale, però naturalmente quando si arriva ai mesi estivi c'è da mettere in campo un potenziamento dei servizi sanitari sul nostro litorale, che, insomma, sappiamo accogliere un importante numero di turisti e di persone. Esatto. I sistemi sanitari sono sistemi flessibili, come abbiamo detto lei, che si modulano in base ai bisogni che ci sono sui nostri territori. Quindi, così come per le campagne vaccinali, così per l'occupazione di posti letto, così per l'attività chirurgica. Nei mesi estivi siamo assolutamente
come cittadini contenti che ci sia un aumento ovviamente della popolazione che va in vacanza sulle nostre coste. Quest'anno siamo riusciti ad aumentare a partire dal 20 giugno fino al 4 settembre l'attività della guardia turistica, quindi essere presenti su tre punti, l'illuminazione di Pomposa e Nido di Spina, con attività ambulatoriali. Il primo, come potete vedere, con l'illuminazione aperto 2 giorni a settimana, Pomposa invece Spina aperto 3 giorni a settimana. Pomposa al mattino come Nazioni e Spina invece aperto al pomeriggio. E inoltre quest'anno, oltre ad aver aperto un punto in più, abbiamo la novità, la possibilità delle visite a domicilio in orario diurno fatto proprio dai medici della Guardia Medica Turistica. Quindi questo è con un libero accesso, con una prestazione appunto per quello che è l'ambulatorio a 20 euro, invece quella della visita a domicilio di 35. È anche stata potenziata il servizio di emergenza territoriale su Comacchio e degli estensi di Pomposa con attività, con una presenza ovviamente del potenziamento dell'ambulanza. Quindi davvero un potenziamento importante, maggiore dell'anno scorso, per far fronte ovviamente alle esigenze sanitarie sui litorali. Certo. Dottor Ciotti, il nostro approfondimento di questa sera è dedicato soprattutto alla telecardiologia, ma se vogliamo in qualche modo vedere un'eredità positiva che questi 2 anni e mezzo di Covid ci hanno lasciato, c'è certamente una sempre maggiore attenzione e anche una consapevolezza rispetto alle potenzialità e anche l'ampiezza di raggio in cui si possono utilizzare tutte quelle attività che possono essere riassunte sotto il cappello di telemedicina e soprattutto anche una maggiore attenzione anche a quella direzione che vorrà un giorno avere le nostre aziende sanitarie sempre più digitali. Sì, la pandemia, ovviamente con tutti i suoi effetti negativi, ha portato anche molti aspetti positivi, cioè ha accelerato molti meccanismi di cui parlavamo e poi non venivano agiti. Quindi tutto l'aspetto ovviamente dell'informatizzazione, l'aspetto della digitalizzazione ha avuto un'accelerazione importante ed è entrato ovviamente come capitolo importante all'interno ovviamente del PNRR, del piano di ripresa e resilienza di rilancio, e ovviamente anche all'interno della missione 6 della salute, proprio dove andiamo a esplorare, a mettere l'accento su tutto quello del che la telemedicina e tutti i suoi aspetti possono portare di vicinanza, di prossimità rispetto al cittadino. Una direzione generale illuminata che ha portato anche a questa approvazione del progetto dell'azienda digitale, con una visione strategica appunto in cui davvero andiamo a mettere le premesse su tutto quello che può essere il digitale, le sue applicazioni, che ha già visto numerose implementazioni, oltre a quello di cui parlerete oggi, che verrà approfondito dai nostri tecnici rispetto alla telecardiologia, tanti passaggi e tanti ancora da mettere in piedi, perché abbiamo appunto avuto l'avvio del progetto dell'ECG con la possibilità di referzione a distanza, la possibilità con il retinografo digitale ovviamente di avere, dopo che è stata fatta dall'ortopista, la valutazione da parte dell'oculista a distanza, la televisita ovviamente cardiologica di controllo, e non da poco avete fatto anche un approfondimento su questa trasmissione, è stato anche ripreso dall'assessore, la televisita, visita diabetologica di controllo, e partirà questa visita diabetologica di controllo in modalità digitale, quindi a distanza anche in carcere. Questo davvero apre ovviamente degli scenari molto, molto importanti. E ulteriore, e chiudo un'altra parte molto bella che avverrà, è anche ovviamente la possibilità, ovviamente questo, di avere un health meeting, sostanzialmente la possibilità ovviamente di parlarsi tra i professionisti tramite
le piattaforme in maniera virtuale e avremo delle consulenze infettivologiche che partirà con il nuovo arrivo di una nuova dottoressa su 100 che prende servizio, avrà la possibilità di teleconsulenze infettivologiche direttamente dai nostri professionisti, quindi in una modalità cosiddetta smart e immediata. Inoltre, e concludo, stiamo andando anche verso quello, il cosiddetto progetto delle aree interne, dove verranno coinvolti i pazienti cronici con dei kit, ovviamente con cui verranno praticamente analizzati i loro dati dalla frequenza cardiaca, eventualmente ulteriori tutti i dati che andranno con un monitoraggio quindi a distanza da parte sia dell'infermiere sia dalla parte ovviamente del medico, ovviamente con delle app in maniera tale che i nostri pazienti cronici più fragili potranno essere monitorati costantemente tramite ovviamente questi device. Quindi davvero uno sviluppo in pochi mesi importante su questo che è un'area assolutamente strategica se vogliamo davvero realizzare una sanità di prossimità e vogliamo anche fare delle economie davvero se ci pensiamo rispetto all'ambiente, perché questo vuol dire tutte persone che non si spostano, non prendono mezzi, non prendono l'automobile e quindi davvero permettetemi, no, la strategia di salute in tutti i campi viene davvero realizzata. Insomma, anche una sorta di cambiamento culturale e sociale. Allora, grazie al dottor Ciotti per essere stato con noi. Noi andiamo avanti con i nostri ospiti. Professor Sassone, abbiamo sentito quanto anche a livello di politiche e strategie sanitarie si stia dando sempre più rilevanza alla telemedicina in questo ultimo periodo. Possiamo però dire in qualche modo che a fare da apripista sia stata proprio la telecardiologia già diversi anni fa. Sì, esatto, come dice lei, soprattutto qui a Ferrara, già dalla fine degli anni 90 si è partiti con quelle che sono oggi, possiamo definire, le forme più rudimentali della telemedicina, che era la telerefertazione a distanza degli elettrocardiogrammi eseguiti sul territorio e poi refertati a livello centrale. Erano refertazioni eseguite non in tempo reale, in differita, quindi qualcosa decisamente di diverso e di più semplice di quello che andiamo ad eseguire oggi. Sappiamo, lo diceva, lo aveva accennato il direttore sanitario, sono partite negli ultimi 2 anni una serie di attività ad implementare quella che è la telecardiologia nelle nostre due cardiologie, fra cui appunto la telerefertazione in tempo reale con supporto video, cioè l'elettrocardiogramma viene eseguito nel momento in cui viene refertato, nel momento in cui viene eseguito, e nel caso in cui il cardiologo che si trova a distanza, si trova nel terminale all'interno della cardiologia ospedaliera, mentre il paziente generalmente è sul territorio, su una casa della salute più delle volte, se dovesse avere il cardiologo necessità di confrontarsi o di avere qualche informazione clinica dal paziente, lo può fare in tempo reale, appunto sfruttando un supporto video. Come diceva, come ha detto il dottor Ciotti, mi piace citare anche Papa Francesco perché ha detto con due parole, ha riassunto quello che ha detto prima il dottor Ciotti, cioè peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. In effetti il Covid ha messo a nudo, ha messo in evidenza molti limiti organizzativi del nostro sistema sanitario nazionale e ha proprio fatto emergere la necessità come posso dire, di implementare anche il settore della sanità con elevate competenze digitali. Che queste competenze digitali cosa devono servire? Devono servire a supportare fondamentalmente il cambiamento, cioè lo sviluppo di nuovi modelli assistenziali. E quindi siamo in una fase di accelerazione. Quindi fino ad oggi abbiamo lavorato molto bene, dicevo, telerefertazione, ma non solo, abbiamo il telemonitoraggio che ci permette di controllare a distanza centinaia di pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico o un importante rischio aritmico. Adesso, negli ultimi 2 anni, abbiamo implementato prima con gli incontri di counseling, cioè di educazione sanitaria a distanza, in streaming, con i pazienti colpiti da infarto miocardico, poi con la
telerefertazione degli ECG con supporto video, adesso siamo anzi partiti con appunto la videovisita. Come già detto il nostro direttore, la digitalizzazione è un aspetto fondamentale. Basti pensare che il PNRR, un quarto dei finanziamenti del PNRR vanno ai processi di digitalizzazione del paese, e che è, diciamo, un tema trasversale, interessa anche quello che è proprio la sesta missione, cioè la missione della salute. Se uno lo legge trova un capitolo corposissimo sulla telecardiologia, alla quale si arriva a un finanziamento di 1 miliardo di euro per coprire quelli che sono i progetti, la progettualità delle varie regioni. Quindi stiamo parlando di un argomento di grande attualità e siamo sicuramente all'interno del solco della digitalizzazione come è previsto a livello nazionale. Ora, la telemedicina, lei diceva, sì, è anni che la utilizziamo. Certo, è anni che la utilizziamo perché è uno strumento della sanità digitale che sfrutta fondamentalmente i sistemi di comunicazione digitale, quindi lo schermo di un PC, lo schermo di un banale telefono, di uno smartphone o di un tablet, e consente di trasformare alcune prestazioni cardiologiche, chiaramente non tutte, ma da quella che era la modalità tradizionale in presenza all'interno di un ambulatorio, permette di superare quelle che sono le barriere degli spazi fisici ed erogare la stessa prestazione senza comprometterne né la qualità né la validità, ma a distanza, quindi con il paziente al proprio domicilio o in una struttura sanitaria intermedia sul territorio, e dall'altra parte del terminale il cardiologo all'interno appunto dell'unità operativa dentro l'ospedale. Quindi è chiaro che per non perdere la qualità, il valore di questa prestazione, di renderla confrontabile con la prestazione che veniva erogata in presenza, quindi come può essere una visita cardiologica, io devo scegliere il paziente giusto, cioè non tutti i pazienti possono essere valutati a distanza. È chiaro che se ho un paziente che è in fase di accertamento diagnostico, non ha una diagnosi già definita di cardiopatia, ecco, questo non è certo il paziente che posso valutare mediante una televisita. Se invece è un paziente con una cardiopatia cronica stabilizzata e necessita di un controllo periodico, dove non è necessario auscultare i polmoni, quindi mettere il fonendo sul torace, ma è sufficiente intervistare il paziente per verificare la presenza o la comparsa di sintomi sentinella e eventualmente visionare attraverso il fascicolo sanitario i suoi esami del sangue, beh, questo si può fare senza far scomodare il paziente, e voi capite quello che è i guadagni in termini sociali ed economici per un paziente magari poco autosufficiente che può restare a casa sua, ma anche dal punto di vista organizzativo e ancora economico per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e non solo, e degli spazi anche per la struttura ospedaliera. Certo, ecco, proprio a questo proposito cerchiamo di capire meglio come funziona la progettazione, la programmazione di queste televisite. Ci spiegava il professor Sassone un po' quale può essere il target di paziente al quale rivolgerle. Più tardi vedremo anche altri aspetti in merito a questo punto, però vorrei capire proprio con il dottor Giuseppe Fucà, entrare un po' nel merito e nella progettazione e programmazione di questo nuovo tipo di strumento a disposizione del sistema sanitario, ma naturalmente anche del paziente, proprio per i vantaggi di cui ci parlava poco fa il professor Sassone. Sì, certo. La videovisita viene individuata da un collega che ha visto il paziente in visita in presenza, e quando ne ravvisa le caratteristiche di utilità sia per il paziente individua le caratteristiche tecniche, verifica le caratteristiche
tecniche del paziente per poter eseguire la videovisita. Quindi sostanzialmente chiede al paziente se è in grado di collegarsi direttamente o tramite caregiver col sistema informatico. Dopodiché compila una richiesta e contestualmente viene individuato la data e l'ora di collegamento e quindi il paziente esce dalla visita con già tutta la programmazione eseguita. E contestualmente viene inviato al paziente un link a cui potrà collegarsi al momento della visita stessa. Al momento della visita, quindi, il professionista si collega, chiede la creazione del meeting, il paziente risponde con l'accettazione e quindi viene eseguita la videovisita. Nel corso della videovisita, oltre che ovviamente notizie scambiate per via verbale, è possibile scambiare anche esiti di esami, sia direttamente tramite condivisione del video da parte del paziente, sia con l'accettazione da parte sempre del paziente di collegamento del medico al proprio fascicolo sanitario. E quindi è diciamo così, uno scambio di informazioni che ha le stesse caratteristiche della visita in presenza. Al termine della visita viene stilato un referto che il paziente può visionare, avere, o accedendo al proprio fascicolo sanitario, oppure tramite un invio da parte del professionista su un cloud a cui il paziente potrà accedere tramite link che appunto viene inviato al paziente stesso. Dottor Fuca, volevo chiederle questa cosa. Noi ci siamo dovuti abituare in questi 2 anni e mezzo a comunicare cose importantissime come può essere una visita, appunto, ma anche a condividere insomma i nostri affetti con i familiari attraverso una videochiamata. Ecco, come vivono i pazienti un momento importante come quello del confronto con il proprio medico, col proprio cardiologo, attraverso questo strumento? E anche come il medico deve forse avere la capacità di cogliere segnali diversi da quelli che coglierebbe avendo il paziente davanti a sé, anche solo magari, non so, lo sguardo, gli occhi, la reattività, il colorito, insomma, ci sono tante sfumature che il medico quando ha il paziente davanti riesce a cogliere. Come si riesce a vincere la barriera dello schermo anche per quella relazione paziente-medico che è fondamentale? Beh, certamente la videovisita credo che debba essere considerata un surrogato della visita in presenza. In questo senso, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse, nell'ottica di aiutare il paziente che, specialmente se in abile o comunque con difficoltà a muoversi, nell'ottica di poter accedere più frequentemente ai controlli dei pazienti, è chiaro che qualcosa bisogna cedere. Però, dicevo, il paziente vive molto bene questo rapporto perché si sente seguito. Diciamo così, viene sollevato da una serie di incombenze che tendenzialmente dovrebbe come dire, assolvere personalmente tramite caregiver, ovvero sia la prenotazione della visita, il passaggio, cioè l'accesso fisico all'ambulatorio, le attese, e quindi diciamo che da questo punto di vista il paziente vive bene, molto bene la videovisita. E il medico deve indubbiamente avere una particolare sensibilità perché, proprio come diceva lei, possono sfuggire alcune, o potrebbero sfuggire alcune segnali che in presenza è più facile cogliere. Però, ripeto, diciamo così, il paziente sostanzialmente si sente molto seguito e quindi accoglie molto
favorevolmente questo tipo di nuovo accertamento, anche se rimangono ovviamente delle difficoltà dal punto di vista tecnico, specialmente per i pazienti più anziani che hanno difficoltà all'autotipizzazione informatica. Certo, ecco, e questo è l'altro punto che volevo toccare con il professor Sassone. Da un lato abbiamo tutti quei vantaggi che soprattutto per le persone più fragili, più in difficoltà, gli anziani, balzano subito agli occhi con la videovisita perché non ci sono le attese, non ci sono gli spostamenti e questo sicuramente è importante, però c'è quell'altra parte di difficoltà, chiamiamole così, e che sono quelle legate allo strumento che si deve utilizzare. E quindi anche qui è importante che comunque ci sia o la partecipazione e il supporto da parte di un familiare, un caregiver, o comunque anche la capacità, anche vostra in qualche modo, di accompagnare il paziente nella familiarizzazione con questo nuovo strumento e con questa nuova modalità. Esatto, proprio come dice lei, perché se da una parte la telemedicina, la telecardiologia viene visto come uno strumento straordinario, unico, con grandissime potenzialità per lo sviluppo della medicina di prossimità, quindi no, la capillarizzazione della cura e la decentralizzazione della cura, però sfruttando diciamo, la tecnologia informatica, se questa tecnologia informatica che io utilizzo non è semplice, diventa lei stessa un elemento di isolamento e di discriminazione proprio per quelle persone più anziane, non autosufficienti, non diciamo fra virgolette digitalizzate. E quindi credo che quando lei parlava di prospettive future, la grossa sfida è proprio questa, cioè di lavorare molto sull'alfabetizzazione digitale, sia a livello medico, perché bisogna anche abituare i professionisti a lavorare in modalità telematica e i pazienti e dove non è possibile con i pazienti e con i caregiver. È chiaro che esistono situazioni estreme di isolamento, di povertà, dove non è facile trovare né familiari né caregiver che possano aiutare. Le dico, stiamo conducendo proprio nelle due, uno studio, una ricerca sui pazienti ricoverati nelle nostre due cardiologie, proprio per definire quale possa essere l'identikit del paziente che vorrebbe accedere una volta dimesso a questa modalità di controllo, di monitoraggio attraverso i sistemi telematici, attraverso la rete informatica e vedere però quale di questi che vorrebbe poter partecipare, non riesce a partecipare, valutando tutta una serie di variabili, a parte quelle scontate che sono l'anagrafica, quindi l'età avanzata o la scolarizzazione, stiamo tenendo conto per esempio del territorio, dell'aspetto geografico, della residenza, del reddito medio di quel territorio, di come è formato il nucleo familiare, di se ci sono o no soggetti digitalizzati all'interno del nucleo, insomma, per cercare di capire quale sia il punto debole dove eventualmente poter intervenire, anche distribuendo sul territorio, per esempio, dei punti di ascolto, dei net point dove i pazienti possono arrivare facilmente o addirittura pensare in un futuro che sia la stessa ADI a portare all'interno del domicilio gli strumenti, i monitor e assistere il paziente molto anziano nel confronto a distanza con il professionista. E come dicevamo prima, sostanzialmente il discorso che lei faceva ora ci porta in quella direzione, ovvero parliamo di innovazione in ambito sanitario, ma in realtà si deve passare attraverso un cambiamento culturale e sociale, perché senza quello poi la medicina può anche cercare di fare tutti gli sforzi a cui è in grado, diciamo che è in grado di sopportare, ma se poi a livello sociale, il tessuto sociale non riesce a rispondere a questi sforzi, si fa fatica ad ottenere il risultato che questi sforzi meriterebbero, insomma. Certo, così come dice lei, quindi è una bella cosa, ci stiamo riempiendo molto la bocca di telecardiologia, però ripeto, lo stesso strumento può diventare
come posso dire, un elemento di isolamento e di discriminazione e quindi di far venir meno quello che è il suo, diciamo, suo obiettivo principale, quello cioè di sostenere, di tutelare l'equità di accesso alle cure a tutti i pazienti del territorio, in particolar modo quelli non autosufficienti. Quindi credo che la sfida più importante, come dicevo prima, sia proprio questa, cercare di facilitare, agevolare quelli che sono gli strumenti informatici. È chiaro che se in una interazione medico-paziente io ho una tecnologia che richiede, che sia molto induttiva e che richiede molta partecipazione da parte dei pazienti e pochi automatismi, ecco questo per esempio potrebbe essere un elemento di disturbo e di allontanamento del soggetto, del paziente, a questa modalità di controllo, di monitoraggio clinico. Certo, allora io ringrazio i nostri ospiti, sono certa che parleremo ancora di questi argomenti e ogni volta che ci incontreremo avremo un tassello in più e un progetto nuovo da raccontare. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Salute Focus Ferrara torna martedì prossimo.